il suo ingresso nella cucina di Buon Pomeriggio, Giacinto Fanelli. Ciao, buon pomeriggio. Benvenuto. Ciao, benvenuto. Allora, oggi ci preparerai, come sempre, due ricette. Sì. Innanzitutto, da dove vieni? Dove sei? Io, Bari. Ah, Bari. Quindi giochi in casa. Esattamente. Due ricette con, allora, vedo la prima un po' utilizzeremo, di tutto, insomma. Sì, prima utilizzeremo la mortadella, sì. Fiorucci, ovviamente. E faremo un rollè di aperitivo molto semplice, però con un qualcosa di inedito, secondo me. Ah, sì? Sì. Ci piacciono queste cose inedite. Lo vedi, che vedi, eccolo qua, il gambero rosso crudo. Di Gallipoli, ovviamente. Gambero. Poi faremo rosso un'altra ricetta Gallipoli. Sempre di pesce, sì, con la triglia di scoglio, ovviamente, mm-hmm, nostra, abbinata alla burrata, okay, al datterino e allo sponsale, che nel caso abbiamo il porro, che è più o meno, ecco qua, come sapore, insomma. Si sente anche in studio, si fa sentire l'aroma, lo sponsale. Sì. C'è roba, insomma. Sì. Bene, bene. Quindi diciamo che c'è il pesce in entrambe le ricette, sì, sia in quella un po' più rapida, che facciamo subito, sì, insieme, sia poi nella seconda. Allora, prima di iniziare, pagina grafica dalla regia, ci segniamo tutte le dosi che ci occorrono, carta e penna, e partiamo subito con questa prima ricetta, mortadella con crudo di gambero rosso di Gallipoli, ricotta di bufala, tartufo e pomodorini. Allora, che cosa ci occorre? 200 g di mortadella, 100 g di ricotta di bufala, 3 gamberi rossi di Gallipoli, 100 g di pomodoro semidry. Adesso mi spieghi com'è fatto, qual è la caratteristica, 150 g di spinaci freschi e senza il tartufo bianco, quanto basta, granella di pistacchio, quanto basta e tarallo pugliese, quanto basta. Quanto allora, basta. Giacinto, tutto quanto basta? Sì, ovviamente. Quanto basta per poi assaggiare, sì, Michele? Il resto lo mangiamo noi. Allora, dove partiamo? Noi partiamo dalla mortadella, è semplicissima. Sì. Noi andiamo a fare un... Allora, pellicola. Sì, stretto di pellicola. Ok, poi. Adesso poi capiremo man mano, insomma, perché... certo, adesso spiegarlo tutto. Adesso sarebbe... prematuro. Esattamente. Oh. Allora, intanto cerchiamo, abbiamo tagliato questa mortadella, perfetto, che sottile, è meglio profumo. Che chiudi qua, perché altrimenti sparisce. Cerchiamo di dare una forma. Ma senti che profumo. No, sì, stai sentendo? Ma sì, non la chiudi? No! Che devi fare con questa pellicola? Adesso vediamo. È una cosa semplicissima. Aspetta. Andiamo a prendere questa ricotta di bufala, okay, che abbiamo semplicemente frullato con questa essenza al tartufo bianco, molto ma molto delicata. Quindi la ricotta dà un po' di tartufo. Adesso la assaggerete, mi direte... È un tripudio di sapori e di profumi. Sembra un miscuglio, come si suol dire, però in realtà è molto delicato e molto equilibrato. Ok, va bene. Poi prendiamo gli spinaci, che sono stati ovviamente sbollentati, sì, raffreddati, e andiamo a cospargere per bene. Sì, non li hai conditi, non sono conditi. Qui ovviamente il condimento è... diciamo che con tutti questi vari ingredienti andiamo a condire molto leggermente, molto, sì, ma molto... Beh, perché sono tutti perché, molto esattamente, forti. Perché se andiamo a condire questo, quello, poi abbiamo un sovraccarico di condimento. Troppo, sovraccarico di sapori. Persino per noi, troppo. Poi. E potremmo poi non digerire bene. No, no, la digestione... la digestione non... No, su quello non c'è problema. È solamente una questione di sapori. Ah, di incroci di sapori. Esattamente. Ok. Poi andiamo a prendere il pomodorino semidry, che mi hai chiesto, ecco, esattamente, sì, questo è praticamente, noi conosciamo il pomodorino, il pomodoro secco pugliese, esatto, no? Che è molto secco, insomma, è molto disidratato, più disidratato. Questo è semidry, cioè viene disidratato. Eccolo, semidry. Semisecco, questo sarebbe esattamente. Semisecco. E quindi ha quella consistenza che serve a noi per non essere troppo invadente. Questo, Michele, è una buono consistenza anche sul prostino caldo. Esattamente. È buono anche così, volendo. Ha una consistenza eccezionale. Scusa, chef. Scusami, ma noi stiamo divagando, perché a quest'ora ci viene una certa fame. Sì, sì. Divagate pure. Sai, Giacinto, noi guardiamo, osserviamo, vi seguiamo, sì, però siamo umani. C'è anche un po' di sofferenza in tutto questo. Adesso andiamo a prendere il famosissimo gambero rosso. Gambero rosso. Eccolo, è arrivato finalmente. L'abbiamo aspettato con ansia. Noi, perché dei tuoi colleghi l'hanno portato da altre parti. E finalmente io stamattina sono riuscito a trovare quello fresco rosso.
nostro. Bravo, poi. Giacinto. Bravo. Se c'è un altro, ne dicevo un altro. Ok, abbiamo. Questo abbiamo tolto la testa, abbiamo tolto il carapace. No, volevo dire un'altra cosa. No, ti volevo dire che abbiamo un minuto di tempo. Ce la un facciamo minuto? In sì, un minuto. Sì, io l'ho già preparato. Ah, ecco. Però completiamo questa fase e poi vediamo il insomma questo rolè. Allora, ecco, guardate ecco un po'. Andiamo ad arrotolare tutto. È semplice. Io ti aiuto. Andiamo ad arrotolare, Ah, ecco a che serve. Sì, 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 aiuta praticamente nell'arrotolamento, si dice così? Sì, penso proprio sì. Perfetto, è un salsicciotto. Eccolo, lo facciamo riposare esattamente un minuto in frigo. In frigo? Questo è il risultato, un minuto in frigo. Questo è quello che abbiamo già fatto. Esattamente con la pellicola, senza, sì, con un coltello ovviamente affilato. Ok. Guardate che bella, perché non sarà soltanto buona, adesso lo vedremo poi alla fine con l'assaggio ufficiale, ma devo dire che ci hai messo tanta passione, perché questo piatto quasi quasi ci dispiace. La cucina è passione. Ci dispiace intaccarlo. La cucina è passione, deve avere anche, deve avere anche all'occhio deve avere anche, insomma. L'occhio vuole la sua parte. Esattamente. Assolutamente, siamo d'accordo con te. Allora, giusto per ricapitolare, abbiamo fatto un rollè con la mortadella, poi abbiamo messo gli spinaci sbollentati in acqua, raffreddati, stessi come abbiamo fatto vedere prima, la ricotta di bufala al profumo di tartufo, il gambero rosso crudo per dare freschezza e il pomodorino semi dry. Abbiamo avvolto nella pellicola, abbiamo fatto riposare in frigo. Quelle dalle 5 alle 10 minuti in base, ripeto, al frigo che si ha a disposizione. Abbiamo tagliato tutto, abbiamo tolto la pellicola, li abbiamo serviti così. E qui cosa c'è? Questa cos'è? Una granella? Questa qui invece è un leggero crumble di tarallo e pistacchio. Ecco. Tarallo e pistacchio messi insieme. Vengono frullati insieme e abbiamo questo risultato che... Questi sono dei tocchettini di ricotta. Sì. Delle quenelle di ricotta. Allora, poi, tocco finale, cosa ci mettiamo? Stiamo usando una salsa di pomodoro semplice al forno, pomodorino fresco. Sì. Giusto per dare un tocco di colore in più, perché ripeto, come sempre... Questa poi l'è frullata tutta. Sì, adesso quindi, ti faccio, adesso, adesso forno ti faccio vedere... pomodorino al forno con erbe, aglio, olio, sale, pepe. Niente. Benissimo. Semplicissimo. Ecco qua, il nostro primo piatto è bello pronto e adesso... Questo è l'aperitivo, sì, certo. Assolutamente. Lo mettiamo da parte e andiamo subito con la seconda ricetta, che è sempre a base di pesce. Abbiamo l'hai intitolata? Una triglia farcita, una triglia di scoglio, bella, insomma, anche... Ci piace, molto bella. Molto bella da vedere. L'abbiamo farcita con questo porro, sempre infornato. Triglia di scoglio farcita con porro. Pomodoro al forno, burrata e chips di mandorle. Ho detto bene? Ho studiato, a posto. Ci leggiamo insieme le dosi e segniamo anche tutti gli ingredienti che ci occorrono e poi procediamo, la prepariamo insieme e capiamo come fare. 500 g di triglie di scoglio, 200 g di porro, poi 300 g di pomodoro datterino, 4 burratine di gioia del colle, bravo, 100 g di mandorle affettate, olio extravergine d'oliva, sale e pepe, quanto basta. Da dove partiamo, Giacinto? Allora, una preparazione con pesce come la triglia, essendo molto delicato, soprattutto ostico da pulire per molte persone, molto ostico per le spine, per la squama, insomma. Abbiamo un pesce delicato, però da un sapore eccezionale. Però è uno dei più saporiti perché contiene omega 3, quindi assolutamente sì. È una carne pregiata, bianca e perfetta soprattutto per le zuppe. Zuppe e anche arrosto. Fritte alla griglia. Questa, la triglia come queste hanno mille utilizzi. Possiamo fare la griglia, le possiamo fare al forno, le possiamo fare al cartoccio, le possiamo fare esattamente... Oggi noi come le facciamo? Adesso, oggi noi le facciamo sfilettate, togliendo qualsiasi tipo di spina, squama, insomma, molto facile da mangiare, sfilettate. Le apriamo e le farciamo con questa farcia che vi ho detto prima. Adesso io le ho già preparate. Allora, tu le hai già sfilettate. Sì, esattamente. È chiaro che per sfilettarle ci dai giusto due accorgimenti importanti affinché tutte le signore possano farlo a casa e anche il pesce è una cosa che coinvolge gli uomini. Esattamente. Allora, dall'acquisto alla pulizia. Allora, partiamo dall'acquisto. Il pesce deve essere un pesce freschissimo. La triglia è fresca quando? La triglia è fresca quando ha questi colori.
quando ha dei colori, mille colori diversi. Definire, quando andiamo sulla triglia. È lucida acquistata. Quando all'occhio, ovviamente. Ecco, lo chiedo alla regia. Soprattutto, se posso interromperti. Sì, certo. Test che dovremmo fare tutti quanti quando acquistiamo il pesce fresco è tastare semplicemente, se ce lo permette ovviamente il fornitore, tastare semplicemente la carne. Ah, questa carne è soda. Dobbiamo tastare qui al centro e poi deve avere questo colore. Questo colore, deve avere colori freschi, vivi, deve essere vivo il pesce. Deve essere vivo. Cioè, l'occhio? L'occhio deve essere ovviamente, deve essere rosso bello. Non deve essere, no, con sangue no, dipende dalla pesca. E, l'occhio deve essere vivo, cioè deve avere un colore vivace. Benissimo. Non deve essere smorto. Benissimo. Tutto qua. Poi per sfilettarla. Per sfilettare, allora esattamente, partiamo sempre dal pesce, dalla pulizia, che è la cosa più importante, cioè dalle squame all'interiora. Una volta fatto questi passaggi, questi piccoli accorgimenti, poi sfilettare sarà più facile, perché togliendo le parti più fastidiose, come possono essere le spine dorsali, le spine laterali. Una volta tolte quelle parti, che poi, cosa facciamo? Poi facciamo, abbiamo, io se vuoi te la faccio vedere in un attimo. Ah, ci mettiamo pochissimo? Ci metto esattamente 2 minuti. Ah, 2 minuti in TV sono tanti, lo sai. Allora no. Allora no, dai. Cucina 2 minuti. Ci siamo. Allora, certo, in cucina sì, 2 minuti sono praticamente un gioco da ragazzi. Insomma, la sfilettiamo oppure eventualmente potete già prenderla e acquistarla sfilettata dal vostro pescivendolo di fiducia. Lui insomma, ecco, saprà consigliarvi. È tutto molto più comodo. Poi, dopodiché, andiamo, prepariamola, questa nostra triglia. Abbiamo ovviamente spinata, tolta di tutte le spine... dell'interno, insomma, che pulita, lo vediamo. Poniamo con dell'olio extravergine, pugliese ovviamente, delle scaglie di sale. Sale grosso? Questo non è sale grosso, questo è sale a scaglie. Sale a scaglie? Sì, sono scaglie di sale, sono fiori di sale. E dove si trovano queste scaglie? Si trova in tutti, insomma, i punti vendita che guardano l'alimentazione. Sì, quindi insomma scagliette più di sale. Sì, sembra sale grosso, ma va è molto bene. Più delicato. Allora, lo mettiamo lì al centro. Esattamente. Poi noi prima abbiamo ovviamente preso i datterini rossi, questi qui. Ah, bene. Li abbiamo tagliati a metà, conditi con delle erbe, aglio e olio. Mm-hmm. E li hai messi a cuocere e poi li abbiamo messi in forno, ovviamente. Per quanto tempo e a abbiamo quanti messi gradi? Questo abbiamo fatto un quarto d'ora a 180, okay. Ventilato, perché così abbiamo una cottura leggera. E fino lì anch'io sono brava. Perfetto, qui ci siamo. Questa è una cosa abbiamo facile. Abbiamo fatto lo stesso facile. Procedimento col porro, pulendolo, mondandolo bene, lavandolo, tagliandolo a pezzettini. Mm-hmm. L'abbiamo passato in forno, sempre per un quarto d'ora sui 180-190 gradi. Okay. Una volta fatto questo, abbiamo tritato il porro con un po' di burrata e un po' di questo pomodorino al forno. Ah, okay. E abbiamo questa faccia benissimo. Per poter poi bene. Farci allora, la triglia. Insomma, giusto per fare le cose in ordine e anche rendere comprensibile da casa quello che tutte le varie fasi di questa ricetta. Quindi, una volta fatto questo procedimento per i datterini, poi ancora per il porro, frulliamo e quindi mettiamo insieme la burrata, il porro mescoliamo, faccia molto, molto questo fine. Questo è il risultato. Sì. La burrata l'abbiamo inserita così. Che profumo, mamma mia. La burrata l'abbiamo inserita così, abbiamo preso delle burrate semplicemente emulsionate al mixer con un filo d'olio extravergine. Questa è la burrata che abbiamo fatto. Mi hai convinta, Giacinto? Senti, ma tu quanti anni hai? Io 29. Voglio sapere un po' di te, non mi hai raccontato niente. Io ho 29 anni. 29 anni? E da quanti anni fai lo io chef? Io faccio lo chef lo faccio da 6 anni, lo chef, insomma. Sì. È responsabile di cucina da 6 anni, però diciamo che sono tanti già 6 anni, sì. Sono stato abbastanza precoce. Si prospetta una bellissima carriera. Si spera. Quindi che cosa vuol dire che sei bravo? Questo lo lascio dire agli altri. Te lo dicono? Lo lascio dire agli altri. Io ok. Oggi te lo diremo anche noi perché assaggeremo la tua cucina per la prima volta. Speriamo. Allora, quindi quel composto l'abbiamo messo all'interno esattamente. Della andiamo triglia, a farcire la triglia. Nel frattempo che facciamo questo passaggio, noi abbiamo acceso una padella sul fuoco antiaderente dove andremo a scottare le triglie. Ma il porro lega bene con la triglia? Questa è la peculiarità di questa ricetta, che molti non lo vedono bene, però fatto ovviamente tutto quello che fai
se fatto in un determinato modo ha un risultato completamente diverso. Ah, quindi dobbiamo tener conto della modalità, della cottura. Esattamente, esattamente. Ah, ecco. Ma perché sono due sapori forti. Sì. Perché secondo me, scusami, sì, faccio una piccola osservazione, adesso mi dici se è vero, forse il porro ha un sapore più forte rispetto a quello della triglia, è un po' più forte, un po' più, no, al contrario? No. Secondo me no, cioè, ripeto, dipende sempre dall'utilizzo. Se parliamo di una triglia ovviamente cruda, ha un sapore molto alto. Certo. Una triglia cotta a confronto a un porro cotto in forno, come l'abbiamo fatto noi, poi condito e fatto raffreddare, perché questo è freddo adesso, ha un sapore molto molto meno acuto, quindi ha perso tutto quel forte che si dovrebbe sentire, che quindi uno si aspetta dal porro. Quindi tu consigli di cuocerla la triglia oppure di mangiarla leggermente cruda a tartare? Io dalle origini che ho, come la mangerei? Cotta? No. Ah, cruda? Essendo barese, io la mangerei cruda, no? La triglia cruda? Sì. È una, no, è una vera leccornia. No, perché di solito uno pensa al tonno, al salmone. Questa è la triglia cruda. Questa è un altro tabù. È un altro tabù. Sì. Quindi tu ci consigli di degustarla cruda? Sì, carpaccio. Okay. Ovviamente ci dobbiamo sempre fornire di pesce locale. Mm-hmm. Beh, certo, deve essere fresco. Fresco, abbattuto, quindi per evitare qualsiasi contaminazione. Noi, insomma, io lavoro pesce. Hai ragione, se ce lo dice Giacinto, poi è così. Poi mi darai ragione. È così, ma sicuramente. Allora, abbiamo messo il cosiddetto coperchietto sopra. Quindi, questo non è altro che l'altro filetto che ho lasciato attaccato con la coda, okay, che andiamo a coprire. Bene, quindi adesso cosa facciamo? Non abbiamo ancora tanti minuti, quindi io direi di procedere. Okay. La cottura è bella rapida? Sì. Ma viene prima effettuata e poi viene passata in forno. In padella e poi in forno. Va bene, allora vediamo come si scotta, poi la mettiamo in forno. È chiaro che noi poi abbiamo già le triglie pronte e vediamo quale sarà la consistenza anche dal punto di vista visivo di queste triglie e quindi di questa ricetta, perché poi tu lo sai che ti tocca il giudizio di Michele. Sono qui apposta. Michele è stato ribattezzato la Cassazione di questa cucina, quindi ti dirà o di lusso oppure ti dirà un'altra cosa nel caso in cui non dovesse piacergli. Allora, mettiamo in padella, filo d'olio. Filo d'olio leggero, okay. Padella molto, fuoco molto, sì, abbastanza. Fuoco lento? No. Dobbiamo dare una scottata per dargli la giusta colorazione. Va bene. Ok. Quanto tempo più o meno ci vuole per scottare le triglie? Queste dovranno fare 3 minuti, cioè 2 minuti e ci un minuto dall'altra. No. Perché, per non dire cose in vano, ecco. Ecco, dovrebbero stare un minuto e mezzo da una parte e un minuto e mezzo dall'altra. Ok, totale 3 minuti. 3 minuti e poi vengono passate in forno per ultimare la cottura. Tutto in forno qua. A quanto? Qui dobbiamo alzare la temperatura perché essendo un pesce ovviamente dobbiamo farlo in maniera veloce. Facciamo sui 190, sempre per 5 minuti sì. E la triglia dovrebbe essere perfetta a puntino. 190, quindi 5 minuti. 5 minuti sì. A 190, ventilato o normale? In questo caso usiamo ventilato. Ventilato. Bene, le signore sicuramente avranno appreso questi dettagli che poi in realtà fanno la vera differenza. Ci vediamo la triglia terminata, è già cotta? Dai. Sì. Ce l'hai? No. Non ce l'hai? E allora dai, forza. Ultimiamo e allora Michele, eccoci, ragazzi, mi raggiungete, intanto non c'è soltanto Michele ma anche Roberta Damiate, direttore di Ava3000, il mago Eldin, benvenuti, abbiamo l'ora. L'aperitivo intanto, mentre Giacinto ultima le triglie, nulla è lasciato al caso, vi prendo le posate, che carina, grazie, mago non faccia sparire le cose, tra un po' la faccio sparire. È una cosa deliziosa, un bel colore, però tra un po' uno lo faremo sparire, che lo mangeremo, il nostro mago qui è sicuramente bene, non fa sparire nulla, no, ma lui intendeva proprio se lo mangiava. Allora facciamo partire da Roberta. Sì. Vai Roby. Vado. Assaggia. Okay. Quindi questo è un rollè di mortadella con all'interno il famosissimo gambero di Gallipoli. Esattamente. E poi ci sono anche gli spinaci, c'è un po' di tutto. Io quando vedo queste cose sento questo odore delle triglie che sprigolano. Che cosa pensi? Ma perché mi devono poi dire ti porto a cena a mangiare il sushi? Ma quale sushi? Ma quale sushi? Inebria la triglia.
Com'è? 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 Meraviglioso. Meraviglioso. Buonissimo. Hai già il primo complimento, primo Giacinto. Complimento. È il croccante, il salato. C'è tutto. Ci sono vari contrasti, per un aperitivo è giusto così. Il nostro mago Eldin. La fusione. Buono, vero? Mago, com'è? Oh, è perplesso? Direi che il gambero ha il suo perché. Buono, veramente buono. Allora, vai Michele. Non è che ha detto. Vai Michele. Lo faccio sparire lo chef. Mi sono preoccupata, infatti. Vai Michele, fammi vedere. Ragazzi, questo è un... 1, 2, 3. Buone. Michele, com'è? Com'è questo, questo rollè? Mm. Dai, dici qualcosa. Sono curioso, Giacinto, è curioso. No, di lusso! È di lusso, bravo! Bellissimo. Ma le triglie arrivano o no, Giacinto? Le triglie di un minuto quanto ancora. Quanto tempo abbiamo ancora? Un minuto. Per le triglie, ce la facciamo. Siamo proprio... Sì, perché Roberta quando sente il profumo delle triglie... Sì, però nel frattempo, siccome merita... Guarda il mago. Guarda il mago come fa sparire il rollè. Il mago è bravo, si vede meravigliosamente. Vedete, adesso qui c'è... Allora, Roberta... Non c'è più. C'è più nel suo stomaco. Bravo. Allora, bravo Giacinto anche. Impiattiamo perché questo è un primo, ma certo che sì. Molte persone lo sottovalutano. No, noi niente. Ormai siamo parliamone, proprio. Chef, questo impiattamento facciamolo parliamone. Vivere. Allora, quel datterino. Allora, questa è una crema a base di pomodorini, datterini, erbette. Ok. L'hai preparata Mary? A posto. No. Allora, Marco, ridere. Non c'è niente da ridere. Scusa. Ecco. Cos'altro? Con convinzione. Sì. No, perché ho imparato, capisci? Nel frattempo. Sai, Michele, che Mary l'ultima puntata cucinerà un... dall'antipasto al dolce. Eh sì. Vero, Mary? Guarda, sì, mi è lettano il pensiero. Ci stupirà. Di lusso. Pranzo di lusso. Pasticce ci sta ancora aspettando Michele Cucuzza da novembre. Sì, è di Natale. Che è Natale. 10 secondi. Abbiamo 10 secondi. Io nel frattempo però ho beccato una cosa. Scusatemi. Sì. Scusate, sì. Faccio un fuori programma. Ho beccato una cosa nel frattempo. Cosa? Il tutorial di YouTube. Eccolo. Ecco dove mi fa scherzo. Vero, il mago è bravo. Ecco qui Giacinto, allora la triglia è ufficialmente pronta, lo possiamo dire, diciamo, si è fatta attendere, ma le finalmente cose come stanno. Ma è arrivata. Le triglie. Tutto ciò che è buono, secondo me, deve avere il suo tempo. Ecco, il suo tempo. Il suo tempo, il suo... Sì. Allora, sì, dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere. Ragazzi, ditemi che cosa dobbiamo fare. Allora, una è tutto pronto? Un assaggio veloce, a posto. La burrata pugliese di gioia. Eccola. Ok, allora, benissimo. Guarda, no, lasciamola a Michele. Michele, vai. Michele, poi noi in privato, sì. Attenzione, non degusteremo. Sì, no. Piano o veloce, sì. Com'è? No, piano nel senso velocemente. Piano velocemente non l'avevo mai sentito dire. È bello. Dobbiamo chiudere. Com'è? Ma sai che è veramente di lusso? Ok, di lusso! Grazie Giacinto Fanelli, grazie Roberta, grazie al mago Aldin. Adesso vi aspettiamo pausa, ancora sì. Con la cucina di buon pomeriggio, ci rivediamo domani e ne facciamo una piccola pausa. How do I feel by the end? Puoi rivedere e condividere questo programma da smartphone, tablet e PC su www.norbaonline.it.